Come vedete oggi mi sto dando allo spinning, ne approfitto per raccontarvi una delle sessioni più improvvisate degli ultimi tempi. Ero partito per provare se l'ancoraggio della tenda funzionasse sul gommone, tre panini, due bottiglie d'acqua e sono andato a fare un pomeriggio. Quando poi sono arrivato mi sono trovato davanti a una situazione incredibile. Fondamentalmente dovevo tornare, ma mi sono fermato e è stata la cosa più giusta che potevo fare. Intanto pesco e vediamo quello che succede. Eccolo! Sotto qua! E beh ragazzi! Eccolo! Fortuna vera! Ragazzi, io lo rilascio, guardate il video, ciao! Stiamo andando a corrente, siamo a Caccamo, nel fiume, e guardate che posti! Stavo molto fortunato con i pesci, il lago mi ha premiato, vorrei farvela vedere prima che me la perdo. Eccola, domani in calma. La tenda battuta, qui è dove dormo. Abbiamo già fatto un bel pesce, sono sotto il gommone praticamente, ho rimesso la canna e dopo 20 minuti nemmeno è ripartita. Devo cercare di andare nell'altro gommone senza cadere. Mi sono scappate tutte e questa sarà un'altra che se ne va, eh. Non c'entro! Ah! Come prima sessione al gommone possiamo dire che è andata alla grande. La lasciamo, eh. E fare tutto galleggiando. Se ripariamo tutto e andiamo a risistemare. La notte non finisce di regalarci emotion. Eccoci qui ragazzi. Cheese. La rilasciamo. Stiamo andando a rilasciare il pesce. Prima sono caduto in acqua. Cerchiamo di non caderci pure adesso. Adesso lo andiamo a rilasciare. Che sessione ragazzi, che sessione! Materassino più comodo che c'è. Casa, ce la facciamo, siamo tutti infangati, tutti, no, sono tutti infangati. Prego.
praticamente ecco che scavavamo in questo canale là in fondo. Spero vi sia piaciuto, un sacco di filmati ne ho persi e un sacco di filmati si sono rovinati perché sono caduti in acqua, e questo è quello che sono riuscito a recuperare. Infatti la maggior parte del filmato è girato con il cellulare. Doveva essere un'avventura di poche ore e invece si è trasformata in una sessione di due notti. Ero in un posto così isolato che è stato difficile anche reperire da mangiare. Ho liberato un sacco di pesci nel passaggio da un gommone all'altro per cercare di fare un filmato o una foto. Sono cose che vivrei tutte le volte che vado a pesca, e è per questo che affronto le acque libere, per la loro imprevedibilità, per le emozioni che ci lasciano e che ci riempiono ogni volta che torniamo a casa. Frequentate ragazzi le acque libere e cerchiamo di tenercele strette. Ciao, alla prossima!